Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un video acquisti per farvi vedere gli stampi che finalmente mi sono arrivati da AliExpress. Però prima di iniziare il video volevo chiedervi una cosa. Visto che mi sono resa conto che forse nel mio contest diciamo che stanno partecipando delle persone state partecipando in tanti e soprattutto con vari livelli di esperienza, ho pensato di dividere il contest in due categorie, proprio come ha fatto Serena Art, che saluto e che ringrazio per avermi dato l'idea, proprio per premiare sia le più magari principianti e sia le più esperte. Ci sarà un vincitore per categoria, quindi i premi saranno due, quelli che vi ho già fatti vedere e quelli che magari poi vi farò vedere nel video in cui vi dirò chi ha vinto. Vi ricordo che il contest scade il 28 di giugno. Io vi ringrazio perché state partecipando in tante e tutte con delle reazioni stupende. Proprio perché mi avete messo in difficoltà, ho pensato di dividere appunto il contest in due categorie. Quindi sotto questo video, mi raccomando, scrivetemi se volete che io vi metta nella categoria principianti o nella categoria più esperte, perché io assolutamente non mi prendo la responsabilità di scegliere dove volete che io vi inserisca. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate di lasciarmi giù un commentino sotto a questo video per dirmi appunto a quale categoria volete che io vi inserisca. Detto questo, finalmente mi sono arrivati gli stampi che stavo tanto aspettando da AliExpress. Praticamente li ho acquistati, se non erro, il 5 di maggio e mi sono arrivati tipo ieri, che era 21 di giugno, quindi diciamo che forse mi è andata anche bene perché ci hanno messo più di un mese. Sono tutti stampi, solo uno. L'avete già visto in un video precedente di Scopriamo le creazioni con la colla a caldo, perché è l'unico che mi è arrivato prima del tempo. E quindi partirei subito da quello, anche se non mi ricordo dove l'ho messo. L'ho rimesso nei pacchetti per farvi il video e dovrebbe, sì. Allora, è questo qui, ve lo apro. E lo stampo dei fiocchetti, anche se io con le misure purtroppo non sono molto ferrata. L'ho già sporcato, va bene. E praticamente diciamo che me lo aspettavo un po' più grandicello. E i fiocchetti sono veramente minuscoli. Guardate questo quanto è piccolino. Quindi non so se riuscire ad usarlo con la resina. Mi auguro di sì. Sto cercando di vedere se ne prendo un altro. L'avevo visto, non mi ricordo in quale video, su YouTube. Erano di questa dimensione e un po' più grandicelli. Io li volevo così, non avevo visto che erano così piccolini. E quindi questo è uno. Poi li vedete aperti perché li ho controllati, giusto per vedere se erano quelli. Ah sì, questo è quello. Che bello! No, vabbè, ve lo apro pure questo. Stupendo, è bellissimo, guardate questo, non so se riuscite a vedere tutta la texture che c'è dentro, è meraviglioso. Poi abbiamo questo che è quello rotondo semplice, ma è abbastanza anche profondo. Quest'altro, sempre con la texture particolare, non so se riuscite a vedere, penso che siano dei fiorellini. Carinissimo. E anche forse dei serpenti. Ah sì, con i serpenti. Oh mio Dio, non l'avevo visto. Io odio i serpenti. Vabbè, vediamo come uscirà. E questo è più piccolino, che è con non si capisce. Vabbè, questo qua. Poi ho preso. Ho preso. Ah, quello delle gemme. Questo anche quell'altro. Che ho sbagliato le misure, come è successo qua, perché praticamente pensavo che fosse più grande, invece è minuscolo. Non avevo letto che c'era scritto mini, ho visto solo le foto, non curandomi della dimensione. Però comunque si può comunque utilizzare. Non vedo l'ora di utilizzarli, anche se purtroppo ho finito la resina e ho scoperto tra l'altro che c'è un negozietto qua a Lecce che la vende, quella piccolina, a 17 euro, quindi una bomba. E devo solo aspettare che arrivi, perché gli arriverà la settimana prossima, quindi per adesso non vedrete creazioni purtroppo con la resina e mi dispiace.
Però queste gemmine in realtà non sono male, anche perché ci posso fare degli orecchini. Sono carinissime, guardate queste. Ma queste anche sono gemme. Sì, queste sono minuscole. Guardate. No, vabbè, questa è stupenda. Bello, dai, non tutti i mali vengono per nuocere. E poi l'ultimo, che è quello principale per cui ho fatto l'acquisti, e l'ho tirato fuori perché stava praticamente piegato e pensavo si rovinasse, è questo che io quando l'ho visto dai video di YouTube me ne sono innamorata. Ed è questo della colazione. Guardate. Ah, non vi ho detto una cosa, questi stampi li ho pagati tutti intorno tipo a 1 euro, 1,50 euro. Forse il più caro è stato questo che l'ho pagato 2 euro. Però pochissimo. Comunque vi metto il link ai prezzi giù nell'info box. Qui. Fantastico. Anche se anche questo me lo aspettavo più grande, però in realtà mi sa che è così. E penso che lì dentro sia fatto bene. Almeno per la resina non dovrei avere problemi. Ho già tante ideuzze. Che carino. E poi e niente, quindi basta. E sto aspettando poi quello della cioccolata, che penso mi arriverà tipo a luglio perché l'ho preso più tardi rispetto a questi. E quindi poi magari ve lo farò vedere in un altro video acquisti che farò poi a breve. Quindi niente, questi sono tutti quanti i miei stampi che ho acquistato da AliExpress. Spero che vi siano piaciuti e li vedrete prossimamente in un scopriamo le creazioni in resina, che spero arriverà quanto al più presto possibile. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, mi raccomando lasciatemi tanti commenti, tanti mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!